parlare. Sì, sì, un commento intanto. Ci abbiamo perso. Abbiamo perso una partita in cui abbiamo affrontata con giusta attenzione, giusta determinazione, giusta personalità. Sapevamo che Siena veniva non da un momento positivo, sapevamo che aveva grande voglia di rivalsa. I ragazzi hanno chiesto di fare tanta attenzione per non permettere a Siena di riuscire con la loro fisicità, con la loro atleticità di metterci in difficoltà e poi esprimersi nel gioco in contropiede, in transizione, dove sono più efficaci. Abbiamo cercato un po' di mischiare le carte, abbiamo cercato di, in alcune situazioni, di passare a zona e abbiamo, dal mio punto di vista, prima tempo giocato molto bene, forse il divario poteva essere anche diverso se non ci fosse stato il 5-0 finale che ha permesso a Siena di finire non in doppia cifra di svantaggio. Poi chiaramente hanno cominciato a ridirci, hanno cominciato a mettere le mani addosso, però nonostante questo cambiamento anche di loro atteggiamento aggressivo, molto più aggressivo, molto più determinato, a 7 minuti alla fine eravamo un vantaggio consistente. Poi chiaramente è venuta fuori dalla grande forza di Siena, che ha fatto un parziale dello spessore che la squadra ha messo. Fine hanno vinto una partita che per loro era importante e noi andiamo a casa sconfitti, delusi, tristi, però a testa alta, perché abbiamo affrontato una grande squadra a viso aperto, giocandocela alla pari e anche facendo vedere per alcuni tratti possiamo, se vogliamo, se riusciamo, sempre a fare le cose giuste, a mettere in difficoltà qualsiasi cosa. Per esempio, avete detto le cose giuste negli ultimi 4-3-4 5 minuti ho visto delle forzature che si potevano evitare e probabilmente queste erano figlie della stanchezza, visto che avete tirato il carretto per tempo. Questo però noi abbiamo 9 giocatori, dobbiamo essere pronti a giocare per 40 minuti. In questa valutazione guarderei anche le cose positive che sono state fatte in questa partita. Noi per 35 minuti non abbiamo permesso mai a Siena di schiacciarci, come loro erano veramente, avevano dentro una determinazione per farlo, che si è vista appena gli abbiamo concesso uno spiro, sono qui. Certo, abbiamo fatto delle cose, non degli errori, ma guardiamo un po' tutta la partita nel 40 minuti. Il problema è che andiamo a casa senza due punti. Col senno di poi avrebbe insistito con il tempietto piccolo anche quando Siena invece ha iniziato a difendere più aggressivi e lasciandomi magari più spazio sul lungo e a voi avete preso il 16-0. Ripensando forse avremmo dovuto giocare un po' più grossi un po' prima, forse. Perché Siena ha rischiato, ha giocato con 4 piccoli o 5 piccoli con l'est 5 e
ci è venuta dietro. Forse in quel momento, se noi provavamo a giocare noi forse più grossi, potevamo forse non permettere a Siena di fare quel break qua. Posto? Grazie.